Cameriere? Miei cari amici, vi ho invitati questa sera per festeggiare con me il mio ultimo acquisto. Ora sono il fiero proprietario di ben 50 ettari di terra e di 1000 capi di bestiame. Bravo! Grazie, grazie. Bravissimo. Una bella proprietà. Congratulazioni. Avete fatto un ottimo investimento, Don Malapensa. La nostra splendida regione è anche la zona più sicura della California. Se non fosse per Zorro. Questo non è un problema, visto che dovreste riuscire a liberarvene facilmente, giusto? Oh, insomma, la nostra città deve pensare al proprio futuro. Vi dirò, se io diventassi alcalde di Los Angeles, farei costruire subito una scuola, un ospedale... Gestisco bene la città anche senza di voi, Don Verdugo. Nominare un nuovo alcalde sarebbe perfettamente inutile. Dico bene, Vostra Eccellenza? Ecco, io... non saprei... Ah, beh, se io diventassi l'alcalde, farei costruire subito un istituto di poesia. È un'idea meravigliosa, Don Diego. Don Malapensa, ho saputo che nella vostra tenuta c'è un albero di jacaranda di oltre 100 anni. Vorrei vederlo. Non sicuro, mia cara. Ma la pensa è un gran sogno. Oh. Grazie, signore. Delizioso. Sembra che il capitano Monasterio goda del favore di Sua Eccellenza, ma se un bel giorno cadesse in disgrazia, mio marito sarebbe nominato alcalde per poi puntare al posto di governatore. È comprensibile che vogliate diventare la signora della California, ma mettersi contro il capitano Monasterio è piuttosto rischioso, perciò non contate su di me. Dite davvero? Peccato solo che il vostro amico Monasterio vi sbatterebbe subito in prigione se disgraziatamente scoprisse che eravate a capo di una banda di ladri. E non dimenticate che io sono in grado di dimostrarlo. Non così forte! Mia cara, andiamo, stavo solo scherzando. Io e i miei uomini siamo a vostra disposizione, ma in cambio mi auguro che non vi dimenticherete di me. Tranquillo, avrete altra terra, ma preparatevi ad eseguire il mio piano. Signorita Inés, grazie per aver convinto quel mercante ad abbassare il prezzo della stoffa. Siete un'eccellente donna d'affari, ammirevole. Ah, ci sono abituata. Devo contrattare quando vendo capi di bestiame per mio padre. Sì, lei è un vero squalo. State attenta, Donna Isabella. Indovina chi non merita i libri che ho ordinato e che arriveranno tra una settimana, Diego? Ah, una settimana è un'eternità. Morirò prima di noia. Don Diego! Ah, ma che magnifica sorpresa! Vorreste gentilmente mostrarmi Los Angeles insieme al sergente? Zozzo! Avete visto? Zozzo! Zorro! Aiutatemi! L'avete visto? Presto, presto! È sparito! Insomma, siete voi il responsabile della sicurezza in questo presidio e soprattutto della mia incolumità. Zorro poteva uccidermi. Vi assicuro che non accadrà mai più, Vostra Eccellenza. Zorro ci ha colti di sorpresa. Ah, l'esercito non abbassa mai la guardia, soldati. E se non troverete la moglie di Verdugo entro domani, vi spedirò seduta stante nelle miniere di sale. La ritroveremo, Vostra Eccellenza. Ordinerò a tutta la guarnigione di mettersi sulle tracce di Zorro. Quel bandito non sfuggirà alla mia spada. Fine di Zorro. Taglio. Don Verdugo, fatevi coraggio. Io non riesco a capire. Un giorno Zorro mi difende e un altro rapisce la mia amata Isabella. Lei è così dolce e gentile, ma perché? Ah.
un ferro di cavallo visibilmente deformato. Il falso Zorro che ha rapito Doña Verdugo ha lasciato tracce nella sabbia e si è diretto verso i canyon. Visto l'accaduto, sto organizzando una caccia all'uomo per ritrovare Doña Verdugo e Zorro. Chiedo a tutti i volontari di farsi avanti adesso. Vengo anch'io! Voglio dare una mano! Sì, conta di me! Anche su di me! Anch'io! Vengo con voi! Più siamo e più chance avremo di eliminare Zorro! Bene, bravo figliolo! Bene, bene, bene. Cosa? Dov'è il sergente Garcia? Arrivo! Se non ti vedo su quella sella tra due secondi, ti spedisco a lavare i piatti e a pulire le latrine, hai capito? Ma qui manca una mela! Ehi, hai visto, Ines? Una nuvola di polvere si avvicina. È vero, guardate! Là c'è qualcuno al galoppo. La polvere si è posata. Non c'è più segno del cavaliere. Non ci resta che circondare l'altura. Dividiamoci in quattro squadre. Coraggio, signori! Diego, smettila di lamentarti. Non ti sei fatto niente. È orribile. Padre, non sarò in grado di suonare la chitarra per giorni. No, mi spiace. È tutta colpa mia, Don Diego. Ti prego, lasciate che vi accompagni fino alla vostra azienda. No, non importa, sergente. Sarebbe vile distogliere un uomo forte e coraggioso come voi da questa cruciale caccia a Zorro. Ti prego, sta attenta, Ines. Zorro si è sicuramente nascosto tra queste alture. Zorro che si nasconde. Ho la sensazione che qualcuno ci stia seguendo. Oh, oh, avete paura della vostra stessa ombra, sergente? Zorro, sento che è qui. Oh, io spero tanto di no. E Zorro, a terra, soldati. Gli tenderemo un'imboscata. Presto. Dietro fronte, un vicolo cieco.
Certo, qui non siamo alla locanda. Vuoi proprio che Zorro ci scopra? No, ma ho pensato che dal momento che di lui non c'è traccia. Cosa? Vostra Eccellenza? Voi? Monasterio? Le miniere di sale? Vi ci spedirò non appena avremo terminato questa assurda ma necessaria caccia all'uovo! Dentista, lasciaci soli. Sì, capo. Madame, non c'è ragione di preoccuparsi. Il nostro amico, il capitano Monasterio e i suoi volontari sono nel deserto alla vostra ricerca. Oh. Lasciamo questa stamberga e rifugiamoci in un luogo più adatto ad una signora del vostro rango, la mia hacienda. È una splendida idea. A Zorro non verrebbe mai in mente di cercarmi lì. Prego. Grazie. Doña Verdugo e Don Malapensa. Bene, bene. Sembra che quei due siano diretti all'hacienda di Malapensa. Che ne diresti di organizzare una piccola riunione tra Doña Isabella e i valorosi soldati che la stanno cercando, Tornado? Non credo che troverete Zorro laggiù, sergente. Io suppongo di no. Sono ordini del capitano. Zorro! In persona! Aiuto! Zorro! Zorro è dietro di noi! Cosa? Capitano! Dietro al front! Che vi succede, amici? Avete perso la strada? Addosso, soldati! Inseguiamolo! Avanti, presto, presto! Avete visto? È Zorro! Più veloce, Tornado! Dobbiamo arrivare lì prima di loro! Me ne starò qui per qualche giorno e poi ricomparirò. Dichiarerò di essere fortunosamente sfuggita alle grinfie di quell'orribile Zorro. Peccato che questo coprirà di vergogna il povero capitano Monasterio, che sarà costretto a dimettersi. E il governatore non potrà fare altro che nominare il mio adorato marito nuovo alcalde della città di Los Angeles. Salute. Salute a voi. Oh, tocca a te, Tornado! Lo prenderemo. Zorro si è messo in trappola da solo rifugiandosi qui. È molto strano. Corre voce che Doña Verdugo sia stata rapita da Zorro. Eppure non avete l'aria di una prigioniera. Presto, sbarazzatevi. Sogni d'oro, bambini. Vieni fuori! Ah, non lo aspettavate, vero? Oh, tesoro! Oh, Isabella! Oh, mia adorata! No, se Don Malapensa non mi avesse liberata, sarei ancora nelle grinfie di quel mascalzone di Zorro! Eccolo lassù! Non è singolare? Per quanto io mi sforzi, non ricordo di avervi rapita!
Ma l'hai fatto! Questo bandito l'aveva rinchiuso in un capanno abbandonato! Hangar, Zorro! Pagherai per ciò che hai fatto! Hangard? Davvero? Forza, sbrigatevi! Sì. Signori! Mancato! Aio! Presto! Che sta succedendo? Questa volta non hai via di scampo! Olè, olè! Più vicino, più vicino! No! Sono qui, capitano! Scusa, Bernardo! Ora sei mio, Zorro! Vi vedo, sergente! No! C'è pericolo! Hanno già preso Zorro! Don Parasol! Qualcuno trovi la mia spada! Sì, subito, capitano! Riducetelo in brandelli! E poi lasciate a me il piacere di smascherarlo! Sarà l'uomo più brutto della California se deve nascondersi dietro una maschera! Oh, questo non è carino! Ops! No, non è questa! Vi prego, consideratelo un piccolo souvenir per ricordarvi il giorno in cui avete sfidato Zorro. Signore e signori, lo spettacolo è finito. Spero che vi sia piaciuto. E sono io, il vero Zorro. Diffidate dei falsi. Prendete quel manigoldo branco di buoni a nulla! Vostra eccellenza! Eccomi la spada, capitano! Garcia, non ti sopporto più! Perché? Capitano! Oggi ho il grande onore di decorarvi con l'ambita medaglia dell'Ordine del Condor per aver salvato Doña Verdugo e Don Malapensa dal famigerato fuorilegge Zorro. Ha scordato di menzionare che ci è voluto un intero esercito per mettere in fuga Zorro. I più sinceri ringraziamenti, signore. Non so cosa avremmo fatto senza il vostro aiuto. La storia non finisce qui. Monasterio può anche cantare vittoria oggi, ma vi giuro che domani abbandonerà la ribalta strisciando. Oh,
tesoro mio, quando ero prigioniera di Zorro, l'unica cosa che mi dava speranza era pensare a te. Non riesco a immaginare cosa significhi essere rapiti da Zorro. La sola idea mi sconvolge. Io però trovo che non sia affatto nello stile di Zorro rapire una signora. Oh, ma questo è esattamente quello che è accaduto. Francamente, cara, sono quasi convinto che il rapimento sia stato opera di un impostore. Chiunque si sarebbe potuto facilmente spacciare per Zorro per rapirti. No, questa sarebbe una cosa terribile. Ce ne sono diversi. Ah, potrebbe essercene uno anche qui accanto a noi. Oh, Zorro? Dove? Ah, no!